ma intanto dobbiamo avere un elemento che ci accomuna. Ci sediamo e ragioniamo, ma se ragioniamo all'incontrario di che cosa stiamo parlando, perché adesso che lei dice no, io sono per l'euro e non voglio sapere niente, e allora di che cosa ci dobbiamo, ecco, questo è. Allora ci sono due cose che io non avevo sentito, allora non avevo sentito, però si sposa perfettamente con la riflessione. Intanto dobbiamo partire che noi dobbiamo essere, cioè sposare 2, 3, 4, 5, 6 temi, che i contenuti li sposiamo, e dobbiamo essere d'accordo che i contenuti devono essere portati avanti da questi movimenti, e noi dobbiamo cercare il consenso su quei contenuti, cioè dire, dare una prospettiva, dare delle indicazioni, dare un'indicazione di un percorso per uscire dai grandi problemi che attanaglia l'umanità. Ecco, questo era. Mi perdoni solo una cosa. Vi riporto una testimonianza, è un piccolo progetto. Tutti quanti abbiamo parlato di giovani, di figli. Nella mia regione abbiamo scritto un progetto, perché poi la sovranità popolare, i diritti costituzionali, in realtà non tutti più li conoscono. E questo progetto si chiama, rivolto ai giovani, di sana e robusta Costituzione. È un modo per ricominciare a parlare. Noi dobbiamo avere la capacità di spiegare le cose col mio dialetto, con il suo dialetto e con quel linguaggio che arriva al cittadino, ma non un mese prima delle elezioni. Quindi condividere questi contenuti è del mio pensiero, e non me ne vogliate, mi hanno dato un microfono e ho l'abitudine di esprimere il mio pensiero, credo che ci debba tenere tutti insieme e non dividerci sui personalismi. Pertanto ognuno di noi ha dato il suo contributo, e personalmente, avendo ascoltato dalla prima parola all'ultima espressa, sono felice di essere qui. Può presentarsi per favore? Scusa, naturalmente a questo punto era messo anche un punto che purtroppo non è da tutti menzionato. Scusate, chiedo scusa. Non stiamo facendo una cosa, facciamo dei temi. Oggi se parla della cosa, non mi fate citare personaggi politici. Moderatore, scusi. Un chiarimento dal senatore Scilipoti si può chiedere qui. So che il presidente è indulgente nei miei confronti, perché ci sono delle domande, vorrei chiedere un chiarimento. Vi chiedo scusa. Diamoci solo un ordine dei lavori, soprattutto. Io una sola parola, ascoltiamoci, facciamo parlare il collega. Sono Luigi De Giacomo e parlo a nome personale e del Comitato Italiano Popolo Sovrano, ma rinuncio al mio intervento che era di proposta e di soluzione, che alcuni amici in questa sala conoscono, proprio perché Domenico Scilipoti ci dà la possibilità invece di rivolgersi a lui e di fare delle domande. Siccome io e Domenico veniamo dalla stessa scuola, perché abbiamo avuto maestri come Francesco Petrino e come Domenico Longo, e ci siamo anche incontrati da Domenico e quindi anche come Giacinto Auriti, è evidente che, essendo qui, la maggior parte di noi condividono i temi di sovranità popolare, di sovranità monetaria. Non solo li condividono, ma sono più o meno allineati su quelle che è la conoscenza della materia. La domanda invece che faccio al parlamentare Domenico Scilipoti, e che sarebbe importante come testimonianza di anni di lavoro di Domenico Scilipoti del Parlamento italiano, è: siccome questi temi sono da noi condivisi e da lui condivisi e oggetto di interpellanze parlamentari e di disegni di legge già non da oggi, non solo in questa legislatura non eletta, ma anche nella legislatura cosiddetta eletta, la testimonianza che io vorrei da Domenico Scilipoti è gli ostacoli che lui ha trovato in quelli che si possono chiamare eletti, perché queste cose non avevano orecchie che ascoltavano e teste disponibili a pensarla in quella direzione e a costruire in quella direzione. Questa è una testimonianza fondamentale. E quindi chiedo ad Domenico Scilipoti se questa testimonianza lui ce la può trasferire, e lo saluto solamente con una richiesta che faccio a tutti, perlomeno fra di noi amici, non chiamiamola più crisi, perché questa è una truffa, Domenico, tu lo sai bene. Beh, io rispondo brevemente, anche perché
pensiero meglio. Io ho trovato tante difficoltà di fare al Parlamento. Le difficoltà si incontrano perché c'è un mondo trasversale che la pensa diversamente da come la penso io, da come la pensa il professore Pellegrino, da come la pensa Longo, Morano, che è stato per noi un punto di riferimento, come tu dicevi, e gli altri amici sul territorio nazionale. Allora è necessario, ecco perché la mia non era una critica, ma era una riflessione con il cuore, per dire attenzione, non facciamo, noi dobbiamo prendere dei temi, affrontarli, ci dobbiamo creare una squadra sul territorio nazionale che conosce perfettamente l'argomento della discussione e ognuno nelle proprie regioni, nelle proprie province si faccia punto di riferimento per creare una squadra, e quella squadra deve avere un obiettivo. Una volta raggiunto determinati posti di rappresentanza, far varare dei progetti di legge per ristabilire l'equilibrio all'interno del paese, perché se no non andiamo a parlare a niente. Ecco perché la mia riflessione, prima, per dire, sono disponibile a votare uno che non la pensa diversamente da me, ma sicuramente uno che non la pensa diversamente da me non sarà fuori dal mio gruppo, dal mio partito, perché dovremmo stare tutti assieme. Ma stare tutti assieme significa che dobbiamo avere un elemento che ci accomuna, cioè un impegno, che è un impegno d'onore, ma un impegno d'onore è la competenza di poter portare nelle sedi istituzionali l'argomento e far sì che venga approvato. Ma per essere approvato dobbiamo avere i numeri. Cioè, che significa avere i numeri? Significa avere i numeri, ecco anche la mia riflessione, che io non ho interesse di portare niente nessuno all'interno del mio partito. Avere i numeri significa fare una squadra all'interno di un partito, fare una squadra fuori dal partito, ma che se domani dovesse essere nei posti di rappresentanza, nei posti chiave, possa creare le condizioni veramente del cambiamento, che si dia, cioè che cosa, un impegno, si dia un obiettivo, e l'obiettivo è quello di far approvare immediatamente, una volta raggiunti i posti cruciali, di far approvare urgentemente la restituzione della Banca d'Italia degli italiani, oppure la sostituzione della Banca d'Italia con un altro istituto. E questo è il primo passaggio. Poi ci sono il secondo, il terzo, il quarto, il quinto passaggio, cioè dire costruire delle persone competenti, delle persone che hanno amore, e costruire una squadra. Ecco quello che dobbiamo costruire. Qui non c'è, ha ragione il nostro amico che dice, qui non c'è, siamo tutti qui all'interno di una struttura che dovrebbe, una futura struttura che dovrebbe parlare lo stesso linguaggio, proprio per creare questi percorsi. Allora chiaramente le difficoltà sono tante. Sono tante perché qualcuno sa di che cosa stiamo parlando, ma non è in condizione di sostenere la battaglia. Qualcuno non conosce la battaglia, qualcun altro non si rende conto, qualcun altro addirittura è convinto che tutto ciò che diciamo noi sono delle parole senza senso e senza significato, perché non conosce la storia. Ecco perché io ho scritto qua quattro righe, ma che sono frutto delle mie chiacchierate con il professore Pellegrino, con l'amico Unanima Longo, con l'amico X, con l'amico Y, con quello che ho incontrato in Sud America, in Brasile, con dei punti di riferimento che per il Mato Grosso del Sud mi hanno dato anche la loro opinione, e le ho messe tutte qua dentro. Ho messo dentro quella che è un'altra grande truffa, che nessuno più ne parla, e che è quella della truffa dell'usura, cioè dell'usura negli anni 90, 91, 92, i tassi di interesse uso piazza che venivano chiamati, ma ci sono tante altre problematiche che dovrebbero essere viste, il tasso medio, dico, ci sono tante comportamenti che dovrebbero essere rivisti, dovrebbero essere guardati con maggiore attenzione. Allora, per ritornare alla tua riflessione, noi dobbiamo trovare e costruire una squadra che sia anche libera, perché in questo momento non c'è una squadra libera. O un mezzo pazzoide nel senso buono della parola, come può essere un senatore che si chiama Scilipose, si chiama un altro, ma sono pochissimi, perché per affrontare questi argomenti tu metti a rischio anche il ruolo che tu eserciti per il futuro. Anche la persona. E allora questo significa che tu devi avere le spalle coperte all'interno e all'esterno, tu devi avere delle persone, come stavamo facendo, dico, io non voglio citare nessun partito, ma anni fa stavamo costruendo un dipartimento interministeriale che doveva avere un dirigente con altri dirigenti sul territorio nazionale, che poi è fallito. Allora quello potrebbe essere rimesso in moto e potrebbe essere ricostruito, ma costruito come? Con dei parlamentari che conoscono un argomento e che hanno voglia veramente di portarlo avanti. Ma è
hanno stima reciproca e sono affidabili. E questo è quello che è importante. Ora, se io in qualità di senatore Scilipoti Ghisgro potrei diventare punto di collante della discussione che ben venga, nel caso in cui non dovessi avere in questo momento questo ruolo per quanto riguarda il presente, non succede niente, io il mio percorso lo continuerò, cioè soltanto che voglio dare forza e spererei di individuare sul territorio esponenti che provengono da tutti i gruppi che siano capaci, competenti e preparati per affrontare l'argomento. Cioè dire cosa significa per tradurlo in parole, io ci stiamo facendo questa chiacchierata, ma se io dovessi pensare che domani lui dovrebbe essere un rappresentante del popolo italiano, io da senatore dovrei comportarmi come il sacco per costruirgli un vestito addosso, perché nessuno, e ve lo dico per esperienza, nessuno è in condizione nel momento in cui viene eletto parlamentare o va a ricoprire un incarico di un certo prestigio di esercitare appieno il proprio lavoro, perché chi già è dentro e conosce il positivo e il negativo